Ciao a tutti da Vittorio. Molti mi hanno scritto dopo il video su Lazio-Torino dicendo che è anche colpa di Sarri che non ha un piano B. La Lazio gioca sempre allo stesso modo, se l'avversario gioca in modo differente, la Lazio non ha alternative. Questo è anche vero, nel senso che abbiamo visto che la Lazio gioca con il 4-3-3 e Sarri cerca di proporre sempre il solito tipo di calcio, ovvero possesso palla, cercare di aprire gli spazi e poi affondare il colpo. Anche se con questa Lazio abbiamo visto che Sarri cerca di alternare il suo stile di calcio a quello più consono a Ciro Immobile, quindi cercare la verticalizzazione e la profondità per il biancoceleste. Abbiamo visto che contro il Torino e contro il Milan la Lazio è andata in grande difficoltà, perché queste due squadre che marcano uomo contro uomo a centrocampo hanno chiuso le fonti di gioco della Lazio, ovvero Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Molti di voi mi hanno scritto: beh, Vittorio, ma è anche colpa di Sarri che non ha un piano B. È vero che Sarri non ha un piano B, ma andiamo a vedere, a scoprire perché non ha un piano B. Beh, la Lazio non ha un piano B perché purtroppo, vedendo anche le ultime partite, vediamo che stanno giocando sempre gli stessi, no? Piccola pausa per ricordarti di mettere mi piace al video, a te non costa nulla, a me aiuta tantissimo. E se sei nuovo al canale, di iscriverti perché ogni giorno alle 2 caricherò un nuovo video sulla prima squadra capitale. Torniamo a parlare di panchina. La formazione della Lazio dell'ultimo mese e mezzo, togliendo gli infortuni, è sempre quella: Stracoscia ormai portiere titolare, gli esterni di difesa sono Marusic e Lazzari, soprattutto da quando Lazzari è tornato dall'infortunio, difensori centrali sono Acerbi e Patrick, Luis Felipe quando Acerbi, Patrick si fa male, a centrocampo giocano sempre gli stessi tre: Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic e davanti Zaccagni, Immobile e Anderson, soprattutto adesso che Pedro è fuori. E questa è stata la Lazio base dell'ultimo mese e mezzo. La Lazio che, diciamo, ha raccolto anche buoni risultati. Non c'è stato praticamente turnover, ma in questo caso non è colpa di Sarri, è colpa dei giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. Una squadra, una panchina, onestamente, che deve far riflettere tantissimo. Se andiamo a vedere la panchina della Lazio contro Torino, in panchina c'erano i due portieri, Reina e Adamonis, Luis Felipe, che poi è entrato per infortunio di Patrick, Cabral, che non gioca da febbraio, Kamenovic, che non ha giocato un minuto, Romero, Isai, Radu, Moro, Cataldi, Basic. Ditemi voi tre giocatori che potevano entrare e cambiare la partita contro il Torino. In realtà ce n'era solo uno, e parlo di Basic, l'unico di questi qua della panchina insieme ad Isai che ha giocato un po' di partite da titolare quest'anno. Se andiamo a vedere tutti gli altri, soprattutto le opzioni offensive, quindi parlo da centrocampisti offensivi agli attaccanti, la panchina della Lazio è di una miseria incredibile. La Lazio contro Torino aveva due esterni d'attacco, Raul Moro e Luca Romero, tutti e due giovanissimi, Cabral, che per Sarri è il vice Immobile, che però non sta giocando un secondo, e basta. Assolutamente basta. Pedro è fuori per infortunio, la Lazio non aveva alternative. Zaccagni e Felipe Anderson non stavano giocando benissimo, ma Sarri non aveva molte alternative, tant'è che ha buttato dentro Luca Romero. Luca Romero è entrato, sapete benissimo che è un giocatore a me piace tantissimo, ma obiettivamente contro Torino ha fatto poco, perché Torino è una squadra molto fisica, tu hai buttato dentro un ragazzino il cui limite evidente è proprio il fisico. Contro il Torino serviva, tanto per fare un esempio, un giocatore alla Felipe Caicedo, un giocatore fisico, forte, che può fare muro contro muro con Bremer, con Inzio, con Rodriguez. Luca Romero è esattamente l'opposto. Ma se andiamo a vedere questa panchina, non c'era nessuno, a parte Basic, che potesse entrare e cambiare la partita. Nessuno che avesse la qualità sufficiente per dare una sterzata alla partita. Perché anche Danilo Cataldi, che è entrato e tutto sommato ha fatto bene, non è che abbia fatto niente di che, e obiettivamente mi sembra che il livello di Cataldi è questo. Ecco, questo è il vero problema di Sarri. Maurizio Sarri non ha a disposizione un giocatore che può cambiare l'esito della partita. Non ha un giocatore che entra e rivoluziona la Lazio, uno che dalla panchina ti può decidere la partita. E questo è un aspetto da non sottovalutare, perché nel calcio moderno, soprattutto adesso che si hanno 5 cambi, con i cambi puoi veramente rivoluzionare la partita. Magari il primo tempo sei in grande difficoltà, fai 3-4 cambi e il secondo tempo domini. C'è una classifica che secondo me evidenzia il limite della Lazio nel modo più emblematico, ovvero i giocatori che sono entrati in campo e hanno avuto un apporto importante. Pensate che fra i primi 50 giocatori che sono entrati in campo e hanno segnato o fatto assist, ce n'è solo uno della Lazio fra i primi 50.
Il giocatore è Luis Alberto, che a un certo punto, ve lo ricordate, non partiva più titolare con Maurizio Sarri. Basi c'era il titolare, Luis Alberto di solito entrava nel secondo tempo. Ecco, Luis Alberto entrando dalla panchina ha fatto un gol e tre assist. Numeri che onestamente sono abbastanza bassi. Tant'è che lo spagnolo è il numero 30, ovvero il trentesimo giocatore che ha avuto un impatto importante entrando dalla panchina. Ma Luis Alberto è l'unico giocatore della Lazio nei primi 50. Poi fuori dai 50 abbiamo Pedro che ha fatto un gol solo una volta entrando dalla panchina e questo è un altro segnale abbastanza preoccupante. L'altro giocatore è Manuel Lazzari, anche lui è entrato e una volta ha fatto gol. Questo è un segnale che deve far riflettere, questo è un segnale che deve preoccupare il tifoso della Lazio, perché la panchina, soprattutto nel calcio moderno, è importante. Bene, la Lazio dalla panchina ha tirato fuori praticamente niente. Luis Alberto, che ormai è titolare, è quello che ha fatto di più con un gol e tre assist. Pedro e Lazzari sono gli altri due con un gol a testa. Ecco, l'apporto della panchina è bassissimo, ma non è un mistero, basta vedere chi è in panchina della Lazio. Le opzioni che ha Sarri per rivoluzionare la partita, e quindi parliamo di attaccanti o trequartisti, è veramente bassissima. Cabral non vede più campo da 2 mesi e gli altri due sono due ragazzini. Raul Moro, che tra parentesi da un bel po' non gioca più, e Luca Romero, che non ha neanche 18 anni e purtroppo non sta portando quell'apporto che tutti ci auguravamo. E questo è un problema gravissimo per la Lazio. Ecco, questo è un problema gravissimo che la Lazio deve cercare di risolvere l'anno prossimo nel calciomercato. Voi che ne dite? Scrivete nei commenti qua sotto e ci vediamo domani con un nuovo video.